Salve, oggi voglio parlare di una questione che riguarda la fusione nucleare a confinamento magnetico e in particolare si tratta di un aspetto della fisica che riguarda l'interazione tra il plasma, il plasma da fusione, e un componente molto importante che si chiama divertore. Ora, questa non sarà una lezione sulla fusione nucleare a confinamento magnetico, non ho intenzione di fare una vera e propria lezione, ho già realizzato diversi video sul canale dedicati all'argomento. E persino due live, quindi se volete, se siete interessati, potete recuperare questo materiale e eventualmente metterò un link alle live anche nella descrizione del video. O in alternativa potete guardare una live che si è tenuta appena pochi giorni fa sul canale dell'Avvocato dell'Atomo, in cui intervistava, diciamo, degli esperti che lavorano nel campo e quindi fornisce molte informazioni, per cui la ritengo molto interessante. Quindi, come ho detto, non farò una lezione sull'argomento a partire dai principi primi, ma mi fionderò direttamente su questa questione specifica. Innanzitutto bisogna ricordare alcune questioni. Il plasma, che viene confinato nei dispositivi a confinamento magnetico, deve raggiungere temperature molto alte per innescare le reazioni di fusione e questo porta a dei grandi flussi di calore e anche di particelle che investono le parti, diciamo così, che si affacciano direttamente sul plasma, quindi le componenti che si affacciano sul plasma, che vengono dette plasma facing components, e tra queste ci sono anche la parete interna del dispositivo. Ora, in circostanze normali, che significa in una geometria più o meno circolare, i flussi di calore investirebbero in maniera abbastanza isotropa, quindi diciamo, protenderebbero radialmente in tutte le direzioni. E quindi riverserebbero un flusso di calore di particelle più o meno uniforme su tutta la parete interna del tokamak. Per avere un maggiore controllo su questi flussi di calore e anche sull'usura dei materiali, è stato introdotto, diciamo così, è stato realizzato una configurazione magnetica particolare che fa sì che le linee di campo magnetico formino un punto X, quindi si intersechino in un punto. Questo viene detto X-point. E questa configurazione magnetica, oltre a fornire un maggiore controllo sui flussi di calore, permette anche di accedere a un regime di confinamento avanzato, viene detto H-mode, H significa eye, quindi eye confinement. Per spiegarvi meglio in cosa consiste questa configurazione magnetica con punto X e con il divertore, che è il componente di cui poi andrò a parlare in seguito, vi mostro queste due immagini tratte da due lavori, sono due tesi. Rispettivamente l'immagine di sopra viene da questa tesi di dottorato Real Time Plasma State Monitoring di Andrei Kulacek e mostra la configurazione magnetica del plasma in una sezione trasversale, quindi quella che viene detta una sezione poloidale. Sulla sinistra c'è diciamo, la forma del plasma più o meno circolare, questa è la configurazione limiter, quindi significa che il volume del plasma è limitato da delle componenti che lo toccano a un certo punto, quindi le linee di campo magnetico toccano il bordo del plasma e quindi questo limita il suo volume. Questa configurazione possiede un'ultima superficie chiusa, last closed magnetic surface. Sulla destra invece c'è la configurazione appunto X, quindi c'è le linee di campo magnetico che a un certo punto si intersecano in un punto X. L'ultima linea di campo magnetico, che è quella corrispondente all'X-point, si chiama separatrice, perché al di fuori di essa le linee di campo magnetico sono aperte e in questa configurazione si sfrutta, come vedete, un maggiore volume di plasma e c'è un grande flusso di particelle di calore che seguono questi due rami, diciamo così, dell'ultima superficie aperta, in verità la separatrice, che investe un componente che si trova qua in basso, che si chiama divertore. L'immagine di sotto, che è sostanzialmente la stessa di sopra, ma avendo rimosso tutto ciò che gli sta intorno, quindi si mostra solo la forma del plasma, mostra di nuovo sulla sinistra una configurazione col limiter e sulla destra una configurazione col punto X. E questa è tratta dalla tesi di laurea, credo magistrale, Experimental Study of the Edge Plasma of the Torr Supra Tokamak di Martin Kubitsch. Ora, il divertore, di cui vi ho già accennato, è una delle componenti più complicate da realizzare, anche da progettare, sia per la sua forma, che come vedremo è piuttosto complicata, sia per il materiale di cui è composto, che è prevalentemente tungsteno, ma ci sono anche altri metalli. Ho letto un paio di articoli molto interessanti e recenti, sono del 2021,
che affrontano delle questioni che riguardano proprio la fisica del plasma in presenza e in prossimità di un divertore e i flussi di calore o di particelle che incidono su questo componente. Quindi adesso andrò a esaminare questi due articoli e cercherò di entrare un po' più nei dettagli. Allora, il primo si chiama Potential Design Problems for Heater Fusion Device di autori Assanine e Sizziuk, pubblicato su Nature Scientific Reports nel 2021. E questo articolo affronta gli intensi flussi di calore e qui è sottoposto il divertore durante degli eventi energetici particolarmente intensi che si verificano durante la scarica del plasma. E questi sono principalmente le disruzioni, che sono proprio una perdita di confinamento globale del plasma, che arriva a rilasciare praticamente tutta l'energia incamerata nel plasma e quindi ha un effetto molto deleterio. L'altro effetto, l'altro fenomeno sono invece dei modi localizzati al bordo, vengono detti edge localized modes o ELMS in breve, che anche questi rilasciano una frazione notevole della potenza del plasma, addirittura fino al 10% nei casi più drammatici, ma hanno anche la caratteristica di essere periodici, quindi questi si ripetono periodicamente. In questo articolo si considera la situazione in cui è presente uno strato di plasma secondario appena al di sopra del divertore, quindi appena pochi centimetri al di sopra della superficie di questo componente, e questo a causa del riscaldamento di quest'ultimo, quindi il materiale che lo costituisce. Questo plasma secondario, è più denso di quello di fusione, quindi fatto prevalentemente da deuterio e trizio, e ha l'effetto di schermare in parte questi flussi di calore che altrimenti distruggerebbero il materiale del divertore in poco tempo. Questa è una configurazione auspicabile che si cerca di raggiungere e viene detta detachment, che significa letteralmente separazione. Ora, in questo articolo lo studio viene effettuato tramite uno strumento numerico molto avanzato che si chiama Heights, il quale include al suo interno diversi codici numerici che risolvono diverse dinamiche del plasma, quindi diversi aspetti della fisica del plasma, che sono importanti in queste circostanze. Per esempio, i flussi di particelle di calore, i processi di ionizzazione o di transizioni atomiche, quindi processi atomici, l'emissione luminosa, quindi emissione di radiazione da parte di questo plasma secondario, le dinamiche fluide del plasma, quindi ci sono equazioni fluide che descrivono questo plasma, eccetera. Ora, il risultato finale di queste simulazioni è che durante questi eventi energetici, i flussi di calore si concentrano soprattutto su una regione molto stretta, di questo componente del divertore e addirittura di una sua parte specifica che vi mostrerò. E questo è tale da addirittura fondere o, far evaporare il materiale del divertore. Questo è in parte responsabile della formazione di questo plasma secondario. Però la cosa importante che è stata, affermata in questo articolo è che questo plasma secondario emette una grande quantità di radiazione per effetti atomici, processi atomici, la quale può investire altri componenti circostanti, quindi causare danni. Quindi il fatto di avere un divertore sagomato particolarmente e molto resistente non previene l'usura o il danneggiamento di altri componenti. E a questo proposito suggeriscono che la forma del divertore debba essere eventualmente modificata, in modo da portare la regione di interazione il più lontano possibile da altre componenti potenzialmente sensibili. Voglio mostrarvi alcune immagini tratte da questi articoli, anzi per la verità andrò in ordine, quindi vi mostro prima quelle del primo articolo, che rendono meglio l'idea dei concetti di cui vi ho parlato. Allora, questo è l'articolo di cui vi parlavo, Potential Design Problems for Heater Fusion Device, su Nature Scientific Reports. Lasciamo perdere la descrizione generale del problema e andiamo subito alle immagini che ci interessano. Allora, questa immagine rappresenta sulla sinistra l'intero volume del plasma con le linee di campo magnetico, le particelle seguono le linee di campo magnetico e questo è importante per calcolare l'angolo di incidenza delle particelle sulle componenti del divertore. Il divertore si trova qua in basso, al di sotto del punto X. In alcune macchine, in alcuni dispositivi, il punto X viene realizzato in alto, quindi è possibile avere un punto X in alto, superiore, e un divertore, posto nella parte superiore. Questo appunto sulla destra è la geometria del divertore. È un componente complicato, quindi questa è una sezione. Poi dovete immaginarvi che questo è esteso lungo tutta la direzione toroidale, quindi si avvolge tutto intorno ed ha sempre la stessa forma. È composto da una parte interna che costituisce diciamo il bersaglio del ramo destro, diciamo, anzi del ramo sinistro di quest'ultima superficie chiusa, anzi della separatrice,
una parte esterna che raccoglie appunto i flussi che arrivano dal ramo destro della separatrice, e questo dome, che è una specie di struttura semicircolare che si trova appena al di sotto del punto X, nella zona che dovrebbe essere in teoria inaccessibile alle particelle, al plasma. Però si vede che in effetti ci sono dei flussi di particelle di calore che colpiscono anche questo. Il divertore è fatto prevalentemente di tungsteno, le parti esposte sono fatte di tungsteno per via della sua alta resistenza al calore. Adesso scendiamo più in basso, ecco, queste altre immagini mostrano di nuovo il divertore, stavolta in una sezione trasversa, e qui vengono rappresentati i vari processi che vengono simulati nel codice che è stato utilizzato. Ci sono perdita di confinamento del plasma, deposizione di energia, diciamo evoluzione termica dei componenti, quindi come il calore si distribuisce sui componenti, formazione del plasma secondario, magneto-idrodinamica, che significa moto fluido globale di questo plasma secondario, opacità e emissività hanno a che fare con l'emissione luminosa, e diffusione di campo magnetico per via della resistività finita del plasma. Più in basso ci sono delle immagini, stavolta di simulazioni, quindi risultati delle simulazioni. Questa immagine mostra la regione di plasma che è oggetto di studio, quindi che è interessata dai calcoli, che è quella colorata, la scala di colore rappresenta la densità, centimetri alla meno 3, mentre invece la parte nera è la zona di plasma da fusione che viene esclusa dal calcolo. Le linee mostrano i profili di velocità del plasma. Più in basso ci sono altre immagini, ecco per esempio questa immagine qua, rappresenta il dome, che sarebbe la struttura semicircolare centrale, e si mostra che la temperatura in questa striscia sottile, che è una zona che viene colpita dai flussi di calore più intensamente, il plasma, cioè il tungsteno arriva a fondersi. E qui in basso viene mostrata il profilo dei flussi di particelle in megawatt al centimetro quadro in questo volume. Si vede che appunto questo raggiunge valori molto alti in questo punto, dove avviene la fusione, ma in generale i flussi sono molto intensi in tutta questa regione, e queste frecce, diciamo questo plot con delle frecce, rappresenta la luce, quindi l'emissione luminosa emessa appunto da questa zona. Allora, il secondo articolo di cui vi parlo si chiama Constructing a New Predictive Scaling Formula for Heaters Diverter Heat Load Width Informed by Simulation Anchored Machine Learning, quindi un titolo un po' complicato, di Chang, che è un leader mondiale nel campo dell'applicazione dei metodi di machine learning, quindi di algoritmi di intelligenza artificiale, a problemi di fusione del plasma, e altri autori, pubblicato su Physics of Plasma nel 2021. E il titolo tradotto significherebbe costruire una nuova formula predittiva per questo heat load width, che sarebbe la larghezza di carico termico per il divertore di heater. Informed by, vorrebbe dire costruito sulla base di un algoritmo di machine learning che però fa riferimento anche a risultati di simulazioni. Questa heat load width di cui si parla in altri contesti viene chiamata anche power decay length, che vorrebbe dire lunghezza di decadimento della potenza, è la stessa quantità, e in pratica è una misura della larghezza della regione di deposizione della potenza sul divertore. E infatti l'argomento di questo articolo è il calcolo di questa quantità particolare che riguarda appunto il flusso di potenza sul divertore. E questa quantità di solito si indica con lambda, con un Q al pedice, quindi si indica nel gergo, si chiama lambda Q, e viene anche detta appunto, come ho detto, power decay length, quindi è lunghezza di decadimento della potenza, e misura quanto è stretta questa regione di deposizione della potenza sul divertore. Quindi la questione fondamentale di cui si occupa l'articolo è un apparente disaccordo, anzi un effettivo disaccordo, tra i valori di lambda Q che sono stati misurati su altri dispositivi esistenti e anche confermati da calcoli di simulazioni, diciamo, e questi valori già noti seguono molto bene una formula parametrica che è stata ricavata e riproduce benissimo tutti appunto questi valori. E però il disaccordo è con un valore calcolato per ITER, ITER a piena potenza, quindi con i parametri effettivi, calcolato tramite simulazioni girocinetiche, che sono tra le più affidabili, le più potenti attuali, quindi sono abbastanza affidabili, sono abbastanza, come dire, è abbastanza ragionevole aspettarsi che le cose vadano così, però
Però c'è un disaccordo molto grande, come se questo punto, diciamo singolare, corrispondente a ITER, fosse molto lontano da tutti gli altri punti e quindi non è riproducibile con la formula attuale. In questo lavoro allora si suggerisce che esista un parametro nascosto, un parametro che finora non era mai stato considerato, da cui possa dipendere questo lambda Q. E quindi la strategia che viene seguita è quella di costruire una nuova formula più generale, che restituisca i valori già noti, quindi si riduca i valori noti, inopportuni limiti, ma che sia anche compatibile con il valore calcolato per ITER. E questo viene raggiunto, questo obiettivo viene raggiunto per mezzo di un algoritmo di machine learning, che quindi fa uso di metodi di intelligenza artificiale, e a questo algoritmo vengono dati in pasto, quindi vengono dati in input, dei dati noti, appunto quelli sperimentali, e quelli eventualmente calcolati con simulazioni. E si cerca di ricavare una formula più generale, però semplificata in certa maniera, che dipenda da pochi parametri, e che sia in grado di riprodurre tutti questi risultati. I due parametri principali di cui si cerca la dipendenza sono il campo magnetico poloidale, e quello nuovo invece è un rapporto tra due lunghezze caratteristiche. Una lunghezza è una lunghezza microscopica della dinamica del plasma, cioè riguarda le orbite delle particelle. L'altra invece è una dimensione geometrica del dispositivo che sarebbe il raggio minore, quindi è una quantità che scala con la dimensione del dispositivo. E si vede che per ITER questo rapporto tra lunghezze è particolarmente piccolo, è molto più piccolo di quello degli altri tokamak, quindi questo pone ITER in un altro regime, praticamente molto lontano dagli altri dispositivi, e quindi questo in parte spiega perché le simulazioni forniscono un risultato così diverso. Questo comporta che ITER possiede un valore molto piccolo di una quantità particolare che si chiama velocity shear, che vorrebbe dire shear di velocità, vorrebbe dire shear letteralmente significa taglio, ma qua significa rotazione differenziale o gradiente di velocità, che influenza la dinamica del plasma al bordo, in quanto questo shear di velocità, questa rotazione differenziale, può innescare oppure sopprimere certi tipi di instabilità. Infatti le simulazioni girocinetiche, quindi quelle più avanzate, più sofisticate, mostrano che in ITER la turbolenza al bordo è dominata da dei modi, delle instabilità, che sono causate da elettroni intrappolati, vengono detti trapped electron moves, che hanno una struttura, generano delle strutture che sono più elongate radialmente, più allungate, come se fossero filamentose, a differenza invece dei modi causati da gradiente di temperatura degli ioni, Ion Temperature Gradient, i quali sono più dominanti nei dispositivi precedenti e che causano delle strutture turbolente più simili a dei blob, delle bolle di plasma, che sono più localizzate radialmente, quindi c'è proprio una diversa struttura turbolenta al bordo. Il risultato finale dello studio che è stato realizzato è una nuova formula per questo lambda Q, che è funzione di pochi parametri, che sono quelli che vi ho già appena citato, e riproduce bene sia i risultati noti su dispositivi attuali, sia le previsioni per ITER, quindi è molto più potente di quella precedente. Quindi anche di questo articolo vi mostro alcune immagini chiave, diciamo, utili per capire i risultati, e le descriverò. Allora, innanzitutto questo è l'articolo. Questo dovrebbe essere in forma di accepted manuscript, quindi non nella versione formattata per essere sul paper, diciamo così, però è comunque la versione finale. Constructing a new predictive scaling formula for ITER's divertor heat load width informed by simulation anchored machine learning di Chang e altri. Quindi non è indicato, ma è pubblicato su Physics of Plasmas. Quindi, a parte la lunghezza di questo articolo, che è superiore a quella precedente, andiamo a alcune immagini chiave. Ecco, questa immagine rappresenta lo scaling, quindi l'andamento, un plot, mettiamolo così, dei vari valori per questo lambda Q, questa lunghezza di scala della potenza nei diversi dispositivi già esistenti che costituiscono questa curva, questo ramo della curva sulla sinistra, in funzione del campo magnetico poloidale. Qua ci sono alcuni punti che estendono la curva a valori più alti, c'è un esperimento su JET in cui però mancavano i risultati sperimentali, quindi c'è solo un risultato di simulazioni, e alcuni risultati sperimentali su Alcatraz-CMOD, che è un tokamak più piccolo, molto più piccolo di ITER, su cui però si possono raggiungere valori molto alti di questo campo. E il valore per ITER sta quassù, come vedete, molto lontano.
non sembra proprio seguire questa curva, definitivamente non può seguire questa curva. E sembra sospetto perché il valore di Alcator-C-Mod rimane qua giù, però per lo stesso valore del campo magnetico abbiamo due valori. Quindi i casi sono due: o c'è una biforcazione di questa curva a un certo valore, oppure c'è una dipendenza da un altro parametro che non è il campo magnetico poloidale, che conferisce una diversa dipendenza di questo lambda Q per iter. Scendendo, abbiamo questa immagine che rappresenta invece il risultato del calcolo effettuato tramite machine learning, quindi col metodo di estrapolazione essenzialmente, utilizzando una dipendenza da questa combinazione di parametri, campo magnetico poloidale moltiplicato per questo rapporto tra lunghezze, il raggio minore del plasma, quindi un parametro geometrico, e questo rho I poloidale, che è un raggio di Larmor calcolato col campo magnetico poloidale, una lunghezza microscopica delle particelle. Si vede che questo dà alla curva una forma completamente diversa. Questo è il rapporto tra la quantità calcolata da questa formula e quella calcolata dalla formula precedente. Il valore 1 corrisponde quindi al rapporto 1 a 1 e, come vedete, corrisponde a tutti i valori dei tokamak già esistenti. Per ITER questo differisce notevolmente perché questa combinazione di parametri è molto più grande perché questo rapporto dimensionale insomma, è molto diverso. Quindi questa è l'estrapolazione più diretta che è stata effettuata. Dopodiché ci sono degli studi più avanzati che sono stati effettuati. Ora, questo è grosso modo il modo in cui funziona questo algoritmo di machine learning. Abbiamo un input fornito da dati che sono sia quelli diciamo, sperimentali sia quelli ottenuti da simulazioni e un'impostazione su come debba essere formulata la formula, quindi una dipendenza algebrica sostanzialmente dai vari parametri. Dopodiché questo viene dato in input all'algoritmo di machine learning che confronta diversi modelli che fanno uso appunto di queste formule, calcola la deviazione dai risultati già noti e ottimizza quindi sostanzialmente una matrice di parametri che poi fornisce un modello ottimale e questo restituisce la formula. E qui è stata fatta un'interpolazione tra i valori noti e alcuni valori di ITER però non a piena potenza, quindi con valori della corrente, quindi anche del campo magnetico diversi, e si vede che la curva interpola molto bene questi valori, quindi in definitiva è una curva molto, è una formula molto potente. Andiamo più giù, ci sono alcune immagini interessanti sulla turbolenza, ecco, queste sono immagini diciamo, che rappresentano la struttura dei modi turbolenti, delle instabilità turbolente vicino al bordo del plasma. Qui per due valori della corrente in ITER si vede che la struttura cambia molto, qui è molto più vicina alla forma di blob di plasma isolati, qui invece ci sono molte più strutture estese radialmente, quindi filamentose. Qua invece si mostra la correlazione tra le fluttuazioni di densità e le fluttuazioni del campo elettrico che mostrano quanto è adiabatica sostanzialmente la risposta degli elettroni, quindi se gli elettroni sono in fase con le variazioni e le fluttuazioni del campo elettrico oppure se sono scorrelate. E questo è associato a un diverso tipo di instabilità, appunto. E più in basso viene mostrata anche un'altra immagine di questa turbolenza. Esatto. Questa è un'immagine, di nuovo in scala di colori, della struttura turbolenta vicino al bordo del plasma. Si vede qui che c'è una struttura blob, effettivamente. Però quando si va a amplificare il contrasto tra i colori si vede che queste strutture in realtà si estendono radialmente, quindi formano delle strutture filamentose che sono più tipiche dei modi associati agli elettroni intrappolati. Quindi con questo ho voluto proporvi due diversi approcci allo studio di questi aspetti della fisica della fusione e spero di essere riuscito a darvi l'idea di quanto è complicato, in particolare i due approcci che vi ho descritto. Consistono nella simulazione dei processi fisici che sono rilevanti per questo fenomeno tramite un codice numerico avanzato che fa uso di principi primi, quindi equazioni in definitiva, e l'altro consiste invece nell'estrapolazione di una formula semplificata basata su pochi parametri in definitiva tramite un algoritmo di machine learning che quindi fa uso di metodi di intelligenza artificiale a cui vengono dati in input sia risultati sperimentali sia risultati di simulazioni.
Ora, sebbene io sia ancora un po' restio a accettare, diciamo, ad affidarmi agli algoritmi di machine learning, in quanto essenzialmente fanno a meno di conoscere, ignorano la fisica che sta dietro ai processi, loro restituiscono solo un valore dai dati. Tuttavia, oggi mi rendo conto che vengono usati sempre più spesso, sempre più abbondantemente, soprattutto nel campo dei big data, quindi dove c'è una grande quantità di dati da analizzare. E stanno fornendo dei risultati notevoli, stanno diventando sempre più potenti, quindi immagino che prima o poi dovrò imparare a farmi piacere anche questo argomento. Quindi questo è tutto, spero che la cosa non sia stata troppo complicata, spero che l'argomento in parte vi interessi e con questo vi saluto, arrivederci al prossimo video. Ciao ciao.